Uno di noi, i bagnets, uno di noi, uno di noi, i bagnets, uno di noi. Uno di noi, i bagnets, uno di noi. La leggete? Sì, la leggete, certo che la leggete. Uno di noi, i bagnets, uno di noi. Che meraviglia, mamma mia, ragazzi. Bentornati, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi del secondo derby che la Lazio vince quest'anno per 1-0 grazie al gol di Zaccagni. Che meraviglia, la Lazio non vinceva due derby nella stessa stagione da 11 anni, sì, da 11 anni, dalla stagione 2011-2012 di Edi Reia, no? Con quel doppio 2-1 con Klose, con Mauri, con questi qui, 11 anni, 11 anni, ed è tutto più meraviglioso, è tutto più meraviglioso perché sì, perché li hai distrutti, cioè li hai veramente distrutti, cioè non c'è altra cosa da dire, li hai letteralmente distrutti tra andata e ritorno. Due partite diverse, stesso risultato ma due partite diverse perché oggi hai giocato soltanto te. Hai giocato soltanto te, la Roma non ha fatto un tiro in porta, forse un tiro da fuori area di Wijnaldum nel primo tempo, ma per il resto zero. Il resto zero. Il gol annullato per fuorigioco, che tra l'altro mi dicono dalla regia che fosse un autogol di Marusic, confermi? Autogol di Marusic, non so come sia possibile perché, vabbè, non ci ho capito niente dato che è successo tutto dall'altra parte, non si capisce mai nulla quello che succede nell'area di rigore davanti alla curva sud. E poi basta, la Roma non ha fatto niente. Ma anche prima dell'espulsione di Bagnez, uno di noi, da oggi in poi lo chiamerò i Bagnez uno di noi, proprio come fosse parte integrante del cognome. Anche prima dell'espulsione di Bagnez uno di noi, in quei 30 minuti la Roma non aveva fatto niente. Non aveva fatto niente. La Lazio ha tenuto il pallino del gioco per 90 minuti. Tutto è stato molto più semplice. Dopo l'espulsione di Bagnez, a livello di palleggio, a livello di possesso palla, anche se secondo me l'espulsione di Bagnez ha un po' permesso alla Roma di fare la sua partita preferita, no? La partita quella con tutti i calciatori arroccati in area di rigore, dietro alla linea del pallone e difesa e contropiede, ha un po' permesso, un po' dato l'alibi alla Roma di fare la partita che piace a Mourinho, no? E quindi è stato più difficile trovare gli spazi per tirare dopo che la Roma è finita in 10 e alla fine la Lazio la sblocca e la decide con una giocata di Zaccagni. Io sinceramente anche qui non ho capito bene come non ho capito bene la dinamica del gol, dovrei rivederla. Però non me ne frega un nulla, non me ne frega assolutamente nulla. Oggi ci sono tante cose da dire. La Lazio è seconda in classifica momentaneamente. Se l'Inter non dovesse vincere contro la Juventus questa sera, credo che la partita sia questa sera, confermi, questa sera Inter-Juve. Questa sera, se l'Inter non dovesse vincere contro la Juventus, la Lazio sarebbe seconda in classifica. Questa Lazio sarebbe seconda in classifica nonostante che è da 5 mesi che giochiamo senza Immobile, anzi, da 5 mesi e mezzo. Questa squadra gioca da 5 mesi e mezzo senza attaccante. Ed è seconda in classifica. Voi mi dovete spiegare perché questo astio nei confronti di un allenatore che sta facendo, secondo me, Miracolo. per ora, dei miracoli. Sta facendo dei miracoli. Perché questa squadra sta facendo un campionato incredibile, ok? È inutile che dite, però Milan, Inter perdono punti, la Roma, l'Atalanta. Non è vero. L'ha detto anche Sarri in conferenza. Io l'avevo pensato addirittura prima. La Lazio ha una media punti da Champions. Una media punti da quarto o terzo posto, se vediamo le stagioni precedenti. È così. Quindi non è che le altre stanno perdendo punti. Tu li stai facendo. Tu li stai facendo perché hai perso una partita negli ultimi 2 mesi in campionato. Non prendi gol da 6 partite. La Lazio non prende gol in campionato da 6 partite. 6 partite. Salernitana 0-2, Lazio-Sampdoria 1-0, Napoli-Lazio 0-1, Bologna-Lazio 0-0 e questa 5 partite, 5 partite ma più di un mese, Lazio non subisce gol in campionato più di un mese, ok? E ripeto, subisce poco, cioè subisce poco contro il Bologna, ecco il Bologna forse ha creato qualche grattacapo in più, ma il Bologna è una squadra in forma, è una squadra in forma, una squadra che sta macinando punti, quindi non era semplice, ma la Lazio esce da questo
da questo trist di partite Napoli, Bologna, Roma con 7 punti. 7 punti. Chi l'avrebbe mai detto? Chi ci avrebbe mai sperato in un bottino del genere? La Lazio sta facendo dei miracoli, ok? Il fatto che sia uscita dalla Conference League, sì, secondo me è un peccato. È un peccato, sotto un certo punto di vista è anche grave. Ma ragazzi, guardate chi ci abbiamo in panchina. Non parlo di Sarri, parlo dei giocatori che da far entrare. Oggi sono entrati soltanto Basic e Cancellieri, ma è da mesi che entrano soltanto Basic e Cancellieri. Basic e Cancellieri, che secondo me oggi non è entrato neanche male, no? Ha fatto una cosa brutta ad un certo punto verso fine partita, però mi sento di dire che comunque si è entrato benissimo Cancellieri, con lo spirito giusto, si è procurato molto tempo, quello di cui avevamo bisogno in quel momento della partita. E Basic invece io rimango sempre senza parole, sempre di più senza parole per Basic. Non capisco che giocatore sia, ammesso che sia un giocatore di calcio, e quindi questa squadra con questa rosa limitata, senza un attaccante da 5 mesi e mezzo, è seconda in classifica. Ragionate prima di sparare sentenze. E poi ripeto, usciamo dalle competizioni europee da 15 anni, quindi un motivo ci sarà. E per il resto, parlando della partita, hanno giocato secondo me tutti bene. Secondo me non è stata una partita tatticamente perfetta come quella dell'andata, secondo me, perché comunque anche il fatto che tu abbia effettivamente preso gol 2 minuti dopo averlo segnato è una cosa che a me ancora non va giù. Cioè, ancora è la stessa cosa successa in Olanda contro la Z, segni dopo 5 minuti ti pareggiano. È la stessa cosa stava succedendo questa sera contro la Roma. Poi lasciamo stare che è fuori gioco e tutto quanto, però un po' più di attenzione, ecco. Ancora mi dà fastidio questo leziosismo che c'è quando pensiamo di essere in controllo, quando pensiamo di essere in controllo, attenzione. Però per il resto oggi grandissima partita di tutti quanti. I tre lì davanti hanno fatto i mostri, oggi hanno fatto veramente i mostri, tra Zaccagni, Felipe Anderson e Pedro, soprattutto Pedro, ragazzi, veramente, i derby di Pedro di questi 2 anni, forse ad eccezione di quello dello scorso anno di ritorno, sono stati una goduria incredibile, davvero, grazie mille. Noi dovremmo ringraziare la Roma per tutta la vita, per un regalo del genere, per tutta la vita. Straordinario Pedro, anche il centro Luis Alberto mi è piaciuto tantissimo oggi, Milinkovic meglio rispetto alle ultime uscite, stessa cosa vale per Cataldi, che come nel caso di Cancellieri a un certo punto regala un pallone veramente sanguinoso, concedendo il contropiede, diciamo, la ripartenza alla Roma, però per il resto ha giocato una buonissima partita anche Cataldi. La coppia difensiva, ragazzi, io sono contentissimo di avere la coppia difensiva formata da Romagnoli e Casale, perché Romagnoli e Casale non ne sbagliano una di partita, non ne sbagliano una. Voi ditemi una partita che hanno sbagliato, che ha sbagliato la coppia difensiva formata da Romagnoli e Casale. Non a caso la Lazio continua a non subire gol, quando vuole non prende gol, quando vuole, cioè quando decide di non prenderlo, non lo prende il gol la Lazio. Molto bene anche i terzini. Provedel, non ho capito bene che cosa abbia fatto in occasione del gol annullato alla Roma. Io, a me sembra di aver intravisto una papera un po' simile a quella del giovedì, di un po' di disattenzione. Spero di sbagliarmi, adesso mi rivedrò gli highlights, però che bellezza. Gol annullato, Casale. Autogol di Casale. Casale. Ok, vabbè. Ma sti cazzi, ma non me ne frega nulla, non me ne frega, meglio così, perché vederli esultare, vedere quell'ammasso di roba rossa esultare e poi dopo un minuto rimanere di sasso è stata l'emozione più grande della serata, veramente sì, grandiosi, veramente grandiosi, bello così. Adesso testa un cazzo, perché adesso c'è la nazionale, ci sono 2 settimane di nulla e quindi testa all'Inghilterra, ci godremo queste 2 settimane, sì, perché siamo padroni di Roma indipendentemente da tutto. Forza Lazio, sempre e per sempre, ciao ragazzi.